Ben ritrovati cattolici dintorni. L'Università Cattolica propone un nuovo corso di laurea magistrale in gestione dei contenuti digitali per i media, le imprese e i patrimoni culturali. Il primo corso di laurea in Italia completamente dedicato alle professioni del digital e del social media che verrà proposto per il prossimo anno accademico. Vediamo di cosa si tratta. Presentato il nuovo corso di laurea magistrale in gestione dei contenuti digitali per i media, le imprese e i patrimoni culturali. Il GECO, questo l'acronimo, si prefigura come proseguimento della laurea triennale in Scienze e Tecnologie delle Arti dello Spettacolo e sarà interamente dedicato alle professioni emergenti della comunicazione digitale e del web. Si tratta di una laurea in gestione di contenuti digitali. Sotto questa etichetta c'è una formazione a tutte quelle nuove professioni del web, dei social media e del digital media che oggi non ricevono nelle università italiane una specifica attenzione. Questo è il primo corso di laurea magistrale completamente dedicato a queste professioni. Un corso molto innovativo che nasce dall'esperienza di alcuni master in questo settore, nasce da alcuni legami molto forti con il mondo delle imprese e nasce quindi con una forte vocazione professionalizzante e di internazionalizzazione. Noi vogliamo formare infatti professionisti in grado di raccontare storie, in grado di comunicare imprese, aziende, territori, risorse, ma anche di costruire ebook, di costruire imprese editoriali di nuova generazione, di tradurre i contenuti di archivi, contenuti librari, contenuti televisivi nelle nuove forme della comunicazione in maniera che possano essere diffusi e fruiti. Si tratta di ambiti professionali differenti, però ormai già ben assodati, su cui il mercato del lavoro sta cercando in maniera molto, molto forte nuove professionalità e che noi speriamo di soddisfare, a cui speriamo di venire incontro. Quali sono le aree su cui vi incentrerete? Abbiamo pensato di concentrarci su tre aree. La prima è la comunicazione digitale web per la piccola e media impresa. Il mondo del web, essendo un mondo globalizzato, essendo un mondo aperto al mondo, rappresenta una risorsa straordinaria per la piccola e media impresa per mettere in vetrina i propri prodotti a livello globale. La seconda area su cui lavoriamo è la comunicazione delle risorse del territorio, soprattutto le risorse di tipo di beni culturali, perché anche qui riteniamo che a livello globale, di comunicazione globale, ci siano delle potenzialità enormi. Il terzo settore su cui lavoriamo infine è quello della riconversione di settori editoriali, diciamo così, datati in forme nuove. Penso per esempio a tutto il settore della editoria digitale o a tutto il cosiddetto settore della post-televisione, della televisione cioè che si apre al web e che cerca nuove forme di dialogo e di interazione con la rete. Il corso unisce una solida formazione teorica ad un aspetto pratico e di contatto con il mondo del lavoro. Una lezione sul primo Dostoevskij è stata proposta agli studenti della Facoltà di Scienze e Linguistiche. Vediamo insieme il servizio. Le idee fondamentali del primo Dostoevskij in Le notti bianche. È questo il titolo della conferenza che l'Università Cattolica del Sacro Cuore ha ospitato nell'aula Bevilacqua. Si tratta di una sperimentazione didattica sulla lettura del capolavoro russo, organizzata da una rete di scuole in collaborazione con DS, Didattica e Innovazione Scolastica. Il romanzo ben riassume tutte le idee fondamentali del primo Dostoevskij. L'evento, che è stato organizzato in particolare per la Facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere, è stato introdotto dal professor Adriano Dell'Asta. Professor Dell'Asta, perché avete deciso di organizzare una conferenza incentrata su Dostoevskij e in particolare Le notti bianche? Perché Dostoevskij resta, dopo tanti anni, ancora un grande maestro della letteratura e un grande maestro di umanità. Il modo in cui Dostoevskij pone il problema dell'uomo, il modo in cui Dostoevskij è tormentato per tutta la sua vita da questo, dalla centralità dell'uomo come persona
irriducibile a un numero, irriducibile a una formula, è ancora per oggi, per noi oggi, un elemento fondamentale. Se noi oggi vogliamo in qualche maniera fare i conti con una libertà autentica, passare attraverso i romanzi di Dostoevskij è sicuramente un passaggio obbligato. L'intervento successivo è stato della professoressa Tatiana Kasatkina, docente di letteratura russa e straniera, direttore del Dipartimento di Teoria della Letteratura e presidente della Commissione per lo Studio di Dostoevskij dell'Accademia Russa delle Scienze, la quale ha promosso un percorso di formazione didattica sull'ermeneutica letteraria. Professoressa Tatiana Kasatkina, quali sono le idee fondamentali del primo Dostoevskij in questo libro, Le notti bianche? Penso che l'idea fondamentale sia l'idea di un altro amore. Любви не той, которая исключительная, то есть выбирает одного и исключает из вот этого союза всех остальных. Di un amore che non è esclusivo, in cui si sceglie una persona e che da questa unione si escludono tutti gli altri. А любовь, которая включает всех и которая страдает в тот момент, если она вынуждена выбирать и кого-то исключать, от кого-то отказываться. Ma di un amore che include tutti e che nel momento in cui gli fosse chiesto di scegliere qualcuno e escludere qualcun altro, diventerebbe una sofferenza. La grande attualità del pensiero di Dostoevskij sta nella sua capacità di porre al centro della sua riflessione l'uomo, in quanto essere irriducibile a forme numeriche, sempre teso verso il desiderio di libertà autentica. L'Archivio Storico della Resistenza Bresciana ha organizzato un convegno per celebrare i 70 anni dalla liberazione. Vediamo insieme quali sono stati i filoni di ricerca affrontati in questo convegno. In concomitanza col 70° anniversario della liberazione, si è tenuto un convegno sul periodo post-resistenza, con interventi di rilievo da parte dei professori stranieri, José Antonio Miranda e David William Hellwood. Professor Taccolini, qual è l'importanza di questo convegno internazionale in occasione dei 70 anni della liberazione del nostro paese? Direi che il rilievo che merita d'essere maggiormente, immediatamente evidenziato e esplicitato è il seguente, il carattere internazionale di questa giornata di studio, che per la prima volta vede la valorizzazione di fonti estere sulla vicenda bresciana e sulla presenza e l'attività degli alleati nell'immediata post-liberazione della città, quindi il carattere internazionale delle fonti, l'apporto di queste fonti per la ricostruzione dei primi tempi immediatamente successivi alla liberazione. Si tratta di dibattere e discutere se si tratta di occupazione di periodo in cui viene preparata l'avvio alla democrazia, le prime elezioni sono locali sono nella primavera del 1946 e vedere i diversi aspetti. Una prima parte che viene tenuta del convegno che viene tenuto nel Palazzo Loggia guarda più gli aspetti istituzionali, una seconda parte invece tenuta qui in università riguarda i diversi aspetti dell'occupazione che vanno dalla protezione dei beni artistici, al costume, agli spettacoli, alla musica, perché c'è un grande cambiamento, cioè non è soltanto un periodo in cui di transizione, chiamiamolo così, ma è anche un periodo in cui nuovi modelli di comportamento vengono portati dagli americani attraverso il cinema, la musica, gli spettacoli, che hanno, secondo me, un grande impatto. Un grande cambiamento, una grande proposizione di nuovi modelli di comportamento che sono estremamente interessanti. Poi uno sguardo viene dato anche alle missioni alleate che ci sono state durante la guerra, soprattutto una in Valle Camonica, e anche uno sguardo alla zona del Garda, perché da lì sono arrivati gli alleati. Un percorso di studi finora poco approfondito, incentrato sull'influenza alleata ed il recupero economico, artistico e sociale di Brescia, una delle prime città italiane a riprendersi dalla guerra. Camilla Cortellazzo, studentessa del terzo anno dello STARS, ha vinto il premio social del concorso Cinema d'Impresa, promosso da Solombarda. Camilla Cortellazzo, studentessa dello STARS, ha partecipato al progetto Far Volare Milano, nella categoria Cinema d'Impresa.
Il concorso, promosso da Assolombarda, ha visto 12 studenti di 7 nei diversi sviluppare uno spot per un'azienda loro assegnata. Camilla ha vinto il premio social, raggiungendo il maggior numero di visualizzazioni e like. La vittoria le permetterà di realizzare un video ufficiale per Assolombarda con tema il contratto d'apprendistato. Anche per questa puntata noi ci fermiamo qui, vi do appuntamento la prossima settimana, come sempre il venerdì alle 20.05. Per chi volesse rivedere i nostri servizi, sono disponibili su YouCat. Grazie per essere stati con noi.